Bell'uomo. No, direi il miglior modo per iniziare un'intervista, non c'era. Ok, e Luca, allora come si sta preparando la squadra? Come sta la squadra in vista di questa gara che è definita da tutti quella decisiva? Ma stiamo allenando bene, siamo carichi il giusto e credo che non sia la gara fondamentale. Credo sia una gara importante, credo che durante l'anno ci sono 4-5 partite un po' che danno quella svolta in positivo al campionato, questa è una di quelle, ecco. Il Parma è il miglior attacco con 52 gol, l'Alto Vicentino però è 3 gol più sotto, è il secondo miglior attacco. La difesa però in questo 2016 è tornata quella di tutta la stagione, a parte le ultime gare di dicembre. Sì, abbiamo iniziato bene la stagione, anche loro mi sembra che non hanno preso gol nelle prime 3 partite, se non mi sbaglio. Hanno preso 21-22 gol, però ho visto che nelle ultime partite stanno concedendo poco anche loro, quindi sarà una partita sicuramente difficile, ecco. Durante l'amichevole in famiglia, insomma, che avete fatto giovedì, non è che abbia voluto rigliare, che parlate forte, quindi si sente fino a su, avete detto gli aspettiamo basso, non so se vi riferivate all'amichevole, insomma, tutto lascia pensare che il Parma possa gestire la partita un po' come quella di Rovigo, ovvero loro hanno l'obbligo di vincere, perché è l'Alto Vicentino che ha l'obbligo di vincere, il Parma magari potrebbe, tra virgolette, aspettarli e poi colpirli in contropiede o comunque in ripartenza. Ma è inutile negarlo, noi abbiamo 2 risultati su 3, anche se andremo lì a vincere la partita, almeno a provare a vincere la partita, ecco. Siamo in vantaggio di 7 punti e credo sia normale che loro debbano un po' rischiare qualcosina in più di noi per cercare di colmare questo gap che hanno di 7 punti, quindi un pochino più si scopriranno e fanno anche un 3-5-2, credo, un 3-4-1-2. Quindi sarà difficile per loro, ma sarà altrettanto difficile per noi, insomma. Sono un po' una partita come il Delta, ci può stare, però abbiamo provato anche altre soluzioni, ecco. L'ultimo argomento da parte mia, da difensore, insomma, qual è, diciamo, l'attaccante o comunque qual è l'uomo che ti fa più paura dell'Alto Vicentino? Paura, insomma, che ti preoccupa di più dell'Alto Vicentino? No, ma hanno buoni attaccanti come altre squadre, ma è il complesso poi della squadra, insomma, che non fa paura, però è normale, abbiamo grandissimo rispetto, ma paura no, ecco. Sono secondi in classifica, stanno facendo un gran campionato, 47 punti, quindi sicuramente hanno un parco di giocatori importante per la categoria, ma è normale, hanno Falconiero, Doku, Rondon anche in panchina, hanno giocatori importanti, stanno facendo bene. Anche noi, però, insomma. Senti, però è la prima volta che si ha la sensazione, passalo a me, che questa sia proprio una partita, tra virgolette, vera, dove l'avversario può anche mettere in difficoltà il Parma. Ah, ma sicuramente, come tra virgolette è stato all'andata, ci è andata benissimo a noi, male a loro, ma ci sono state anche altre partite come si pensava col Porto Tolle, insomma è stata la stessa, almeno io l'ho vista così, insomma, dall'esterno si pensava fosse una partita in cui loro si potevano mettere sotto, invece così non è stato. Come ho detto, è una partita difficile, una partita importante, cercheremo di portare a casa il massimo. E 2 risultati su 3, dicevi prima, e 2 risultati su 3 per, tra virgolette, chiudere questo campionato? No, io non parlo di chiudere il campionato, sono tantissime partite, abbiamo altre partite difficili con squadre altrettanto forti come l'Alto Vicentino, come il Forlì, l'Imolese, che hanno andato senza, insomma, ci hanno messo in difficoltà, abbiamo un'altra trasferta con Reggio, anche se domenica ha perso, ma è una partita difficile, venivano da credo 3 o 4 risultati utili consecutivi, quindi abbiamo trasferte difficili, come ho detto, una partita questa è importante, adesso pensiamo a questa, ma il campionato, a prescindere dal risultato che verrà fuori dalla partita, non è assolutamente chiuso. Per quanto riguarda i tifosi c'è molta attesa, avrai sentito delle polemiche sui biglietti, oggi alle 3 ne vendono altre 250 e saranno probabilmente gli ultimi. Anche i tifosi lo sentono, perché era un po' che magari, visto anche le feste, così, non è che venivano in tantissimi in trasferta come all'inizio, domenica saranno più di 1000. Non avevo dubbi sinceramente, ecco, però non mi aspettavo sicuramente di finire 800 biglietti in 40 minuti, onestamente non me l'aspettavo, ero convinto che i biglietti venissero venduti tutti, però non così velocemente, siamo,
siamo contenti, speriamo di dargli una grandissima soddisfazione, a prescindere dal risultato, però di fare una prestazione veramente maschia, ecco, insomma, con la voglia di fare qualcosa di importante anche per loro, ecco. Manca solo la rifinitura, che settimana è stata, come tutte le altre, come avete affrontato questo big match, diciamo, la preparazione a questo big match? Ma abbiamo preparato come le altre, normale, un po' più di tensione, cioè, inutile negarlo, insomma. Almeno io sì, ecco, un pochino più di tensione c'è, e credo che sia anche giusto, insomma, avere un po' la tensione quella giusta, positiva, ecco, come ho detto prima, però l'abbiamo preparata come le altre volte, ecco, insomma, è una partita come le altre, importante, ma è una partita di calcio, insomma. Mi sposto un po' su un altro tema, però tu hai tantissima esperienza in Serie D, Lega Pro, nelle categorie più basse rispetto alla Serie A. Si parla moltissimo negli ultimi giorni del caso Sarri-Mancini, di insulti particolari, eccetera, eccetera. Sui campi della Lega Pro dei dilettanti, sono cose che succedono anche lì, dalla tua esperienza, oppure? Ma non voglio entrare in merito a un discorso un po', come posso dire, complesso, ecco. Posso solamente dire che in campo queste cose accadono, insomma, che secondo me non si va a dire queste cose davanti alle telecamere, io almeno la penso così, a prescindere quello che possa aver detto Sarri, sia giusto, sia sbagliato, sicuramente ha detto una parola un po', ha detto una parola un po' pesante, però insomma nel calcio succede, si sa, quindi credo che insomma, davanti alle telecamere... Ne sentite di peggio tu? Sì, ne sentite di peggio, credo che Mancini poteva anche evitare, aveva anche vinto, quindi è andato anche bene. Grazie.